ordinato. Nessuno che abbia qualche deformità, qualche difetto si può accostare. Ora, nell'Antico Testamento, al luogo santo, che era il tabernacolo prima, poi il tempio di Dio, non potevano entrare tutti. Non potevano entrare neanche i sacerdoti se non avevano certi requisiti. Bisognava essere perfetti, senza difetti. Quando ho scoperto che si poteva andare a Dio direttamente, anche se ho dei difetti, io sono rimasto allibito. Ma come? Mi ricordo quella sera che hanno detto: preghiamo. Dove? Qui, in questo salotto. Ma è un salotto, non c'è nessuna immagine. Non importa, Dio è spirito. Ma non c'è un prete, non c'è il pastore, non c'è un mediatore, non c'è nessuno. Non importa, nel nome di Gesù noi possiamo accedere a Dio. Wow! Possibile? Sì, perché il Signore si è manifestato. In quel salotto io ho sperimentato quello che in mille messe non ho mai sperimentato. Perché Lui non è venuto a cercare dei giusti, ma è venuto a cercare dei peccatori per salvarli. Lui è venuto per aprire la porta a tutti, anche a quelli come me, come te, difettosi. Vi ricordate il passo di Levitico? Ha un difetto, non si accosti. Nuovo Testamento, ha un difetto, si accosti nel nome di Gesù. Per il sangue di Gesù puoi accostarti al Padre.